Salve, oggi prepariamo una scaloppa di tacchino, eccola qui, bella grande, sono 120 grammi, fatevela tagliare e battere dal vostro macellaio. La prepariamo con peperoni, diremmo così, ossia gialli, ali e mozzarella, ossia la guarnizione sarà questa. Pertanto io ho già messo a scaldare dell'extravergine nella padella e faccio appassire i nostri peperoni con un po' di porro, appena appena qualche fettina, niente tante cose, in modo che non sia una peperonata, ma una cosa così per insaporire il tutto. Guardate, un po' di pepe e sale naturalmente ci vuole. Eccoci qua. Ok. Ora lasciamo che il tutto perda l'acqua di vegetazione, e per fare questo è più in fretta, non facciamo altro che mettere un coperchio. Io ho preso quello più piccolo della padella, ma comunque è sempre un coperchio. Abbassiamo il fuoco, lo mettiamo al minimo e facciamo sì che il tutto appassisca abbastanza in fretta. Non deve essere troppo cotto, ma neanche troppo freddo, deve essere croccante sotto i nostri denti. Eccoci qua. Io direi proprio che le nostre verdure sono pronte. E a questo punto qui ho della salsa di pomodoro, ma guardate, vedete, con la forchetta addirittura, proprio un cucchiaino da caffè, diremmo così, tanto per far sì che il tutto si insaporisca e si amalgami bene. Ecco qua. Ok, ora facciamo così, le nostre verdure le mettiamo a parte ben scolate. Eccole qui, ben scolate, mentre l'olio di cottura direi proprio di lasciarlo via. Non puliamo la padella perché voglio che il sapore diremmo così dei peperoni mi rimanga e si impregni anche nella carne. Passo la carne naturalmente alla farina come al solito, no? Ok, accendiamo il fuoco. Appena appena un filo di extravergine, l'uovo, giù la carne e ora iniziamo la cottura della carne. Naturalmente dobbiamo salare e pepare. Eccoci qua, fuoco abbastanza vivace. Guardate, cottura veloce, perché il tacchino è una carne bianca, quindi cottura molto, molto veloce. Come vedete siamo anche in assenza quasi di grasso, il più possibile. Perché? Perché abbiamo già i peperoni che abbiamo cotti nel grasso, quindi nel grasso, nell'olio. Affettiamo un po' di mozzarella. Ok, dovrebbe essere sufficiente. Eccoci qua, come vedete la nostra paillard di tacchino è pronta. Scaloppa più che una paillard. Mettiamo i nostri peperoni sopra. Cerchiamo di ok. Ora mettiamo la mozzarella.
Eccoci qua. Mettiamo anche il coperchione. Accendiamo al minimo. E con il calore stesso della padella il tutto dovrebbe sciogliersi. Eccoci qua. Il tutto è pronto, pertanto ora ci aiutiamo con la posate. Ecco qui il nostro piatto, come vedete nulla di difficile, una cosa molto semplice, direi che quasi è un piatto completo, abbiamo il formaggio, abbiamo le verdure, abbiamo la carne. Con questo mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e come sempre a Dio piacendo, arrivederci a domani. Allora.